Ma cari ragazzi, buongiorno e benvenuti anche questa mattina all'appuntamento con la mia sbarbata. Quest'oggi vado ad utilizzare un altro set di Zaharoff perché ieri, dopo aver utilizzato quello alla rosa, il Signature Rosé, ed aver avuto molti riscontri positivi, mi è venuta voglia di portare appunto in video e di utilizzare proprio per me stesso, per il mio rituale, un altro set Zaharoff. Anche perché ieri, appunto, leggendo un commento dell'amico Daniele, che saluto, buongiorno Daniele. E sono stato praticamente, come si dice in gergo tecnico dei tonsuri, scimmiato, con la differenza che io già possiedo questo set, quindi per me è stato facilissimo decidere di utilizzarlo. Sto parlando, ragazzi, di una bella fragranza articolata e complessa, sensuale, calda ed avvolgente. Sto parlando di Zaharoff Signature Tabac. Come suggerisce il nome, ragazzi, questo set è una favolosa tavolozza di tabacco con rum e cognac. Ma non solo, non è così semplice, perché praticamente, andando a snasare, possiamo cogliere delle altre sfumature piuttosto interessanti, come per esempio il legno di sandalo, oppure come questa trilogia calda, sensuale ed appassionata di mirra, ambra ed incenso. Ragazzi, è una profumazione tabaccosa, però allo stesso tempo calda, avvolgente, sensuale, con quel pizzico di freschezza che va a solleticare l'olfatto e vi spinge ad annusare nuovamente per cogliere queste sfaccettature, queste molteplici sfaccettature di questo diamante. Molto bella anche la confezione, vedete con praticamente i colori del tabacco e poi questo lussuoso dorato che va a delineare i contorni dei disegni. Naturalmente, ragazzi, oltre allo splendido sapone, ho preso anche l'Aftershave Splash, eccolo qua, ragazzi, sempre in questa confezione con questa etichetta bella, variegata, così come la sua tavolozza di aromi. E poi, ragazzi, come balsamo andrò ad utilizzare questo di Ion Skincare, che è particolarmente emolliente e nutritivo, perché sto aspettando che mi arrivi la crema riparatrice del saponificio Varesino che ho esaurito. E finalmente, dopo uno scambio di pacchi, il pacco a me destinato dovrebbe essere in viaggio ed in consegna quest'oggi. Anche se io quest'oggi sono a casa in smart working, quindi il pacco arriva in ufficio, se ne parlerà la prossima settimana. Come rasoio, ragazzi, ho deciso di scegliere questo rasoio artigianale di Lord George, artigiano californiano, di RES Shave Design, che con questo suo manico intarsiato e lavorato si sposa, direi, alla perfezione con la grafica del set. Quindi mi faceva piacere questo abbinamento cromatico e mi fa anche piacere utilizzare questo rasoio che ha una testina open comb, ma che in realtà è molto delicato. Unico rasoio in mio possesso ad avere la rondellina salva rasoio per evitare di rigare
il cap, la piastra, e quindi fino adesso non l'ho persa miracolosamente, spero di non perderla, ma poi poco male perché si vendono a pochi spiccioli queste rondelline. Vado ad armare da solo con una Gillette 7 O'Clock. Ieri ho visto la confezione e mi è venuta voglia di utilizzarle. Per cui vado ad aprire la lametta. Queste, diciamo, Gillette in generale, anche le Nashet, hanno questa cartina oleata particolarmente aderente, anche se una volta trovato il verso di apertura si stacca molto facilmente. Ecco qua, procediamo quindi ad armare il rasoio, cap, copricap, rondellina e infine andiamo a serrare il manico ed il gioco è fatto. Eccoci qua, ragazzi. Ok, rasoio armato, lametta allineata, tutto bello, perfetto. Lo metto qua. Come pennello ho voluto scegliere questo, che anche se abbina, ragazzi, ho seguito un po' un abbinamento cromatico questa mattina. Come potete vedere, il manico in legno si abbina al colore del set, ma ricorda anche la pipa e quindi il tabacco comunque. È un bel ciuffone Chubend di Body Brush, ecco qua, ragazzi, l'inconfondibile monetina, bello fitto, grande, un 29 mm, un bel ciuffone, e quindi andiamo ad usare questo bel pennello. Penso a questo punto di aver introdotto il tutto, quindi possiamo procedere con la fase iniziale della detersione del viso con il detergente liquido viso, mani e corpo di Messener Tremonia Stone Pine Secret. Quindi, ragazzi, procediamo pure. Molto bene, ragazzi, a questo punto procedo a sciacquare il viso. E da questo punto, ragazzi, procedo con l'applicazione del primo bagno caldo. Molto bene, ragazzi, a questo punto, dopo l'applicazione del primo panno caldo, procedo ad applicare l'olio pre-barba levandoli dolci con spremitura a freddo di Estrucco Smisi. E da questo punto, ragazzi, dopo aver applicato questo fantastico pre-barba a base di olio di mandorle, di Estrucco Smisi e con spremitura a freddo, possiamo procedere a montare insieme il sapone. Quindi, come prima cosa, vado a posizionare il cellulare a favore di inquadratura della scatola, così procediamo. A tra poco. Molto bene, ragazzi, allora, come potete vedere, il sapone è già all'interno della scatola e sta emanando questo aroma di tabacco misto a cognac, rum, incenso, mirra, bello articolato, un po' umido, oserei dire. Il pennello l'ho tenuto in ammollo durante i preliminari della rasatura e adesso ho provveduto a strizzarne il ciuffo, che quindi risulta umido. Prelevo i residui di sapone dalla spatolina e quindi vado a montare il sapone. Procediamo.
Ragazzi, io direi che ci siamo perché si è formato un meraviglioso pastone cremoso, idratato, ben amalgamato, privo di bollicine di aria. Quindi posso sicuramente procedere ad insaponare il viso. Vado quindi a riposizionare il cellulare a favore di inquadratura frontale, così procediamo. A tra poco. Molto bene ragazzi, a questo punto posso procedere quindi ad insaponare il viso con questa fantastica e profumata crema di sapone che si è sviluppata di Zaharoff Signature Tabac. Profumatissima ragazzi, molto molto profumata. Procediamo. Molto bene ragazzi, a questo punto con questo fantastico e cremoso montaggio che è venuto fuori eccezionale, posso cominciare con il passaggio in pelo. Quindi Lord George Shave Design direttamente dalla California, armato di Gillette 7 O'Clock. Partiamo ragazzi.
Molto bene, ragazzi, quindi dopo questo passaggio in pelo posso procedere a sciacquare il viso. E da questo punto, ragazzi, procedo con l'applicazione di un ulteriore panno caldo. Molto bene, ragazzi, quindi dopo questo ulteriore panno caldo procedo nuovamente ad insaponare il viso. Molto bene, ragazzi, montaggio eccezionale. Quindi, dopo aver infoscato gli occhiali di ordinanza, posso procedere con il passaggio obliquo o passaggio traverso. E quindi, ragazzi, a questo punto posso procedere nuovamente a sciacquare il viso. E da questo punto, ragazzi, procedo nuovamente con l'applicazione del panno caldo. Molto bene, ragazzi. Quindi vado nuovamente ad insaponare il viso. Molto bene, ragazzi, a questo punto però prima di procedere con il passaggio contropelo vado a recuperare la tavoletta Freezer. Che cos'è la tavoletta Freezer? È semplicemente una salvietta di colore bianco come questa che io ad inizio rasatura bagno bene bene in zuppata di acqua. Piego in quattro, strizzo appena per la parte di acqua che grunda e l'inserisco ben bagnata nel freezer in posizione orizzontale. In questa mezz'ora abbondantemente trascorsa, la tavoletta è diventata rigida, la salvietta, quindi io la chiamo tavoletta freezer, ma io la prendo, la appoggio sul lavabo, così mentre andrò di contropelo si sarà ammorbidita al punto giusto da consentirmene l'utilizzo in viso. Quindi ragazzi, a questo punto vi lascio per qualche secondo perché vado a recuperarla. A tra poco. Ed eccola, ragazzi, è lei la mitica tavoletta Freezer che non si piega e non si spezza, ma si ammorbidirà mentre io procedo di contropelo, non prima di aver infoscato gli occhiali di ordinanza. Procediamo, ragazzi.
Molto bene ragazzi, anche il passaggio controfile andato. A questo punto procedo con la fase dei ritocchi, non prima di aver sigillato questo red point molesto. E niente ragazzi, non ho trovato i fiammiferi emostatici perché ho finito la confezione che avevo sempre con me qui, diciamo nel bagno. Ne ho una confezione piena, ma non ricordo dove l'ho messa. Quindi ho passato l'allume di rocca, che comunque è utile per sigillare gli eventuali red point. Qui poi è saltato proprio un brufoletto, ragazzi. Quindi a questo punto procedo con i ritocchi. Molto bene ragazzi, io direi che va assolutamente bene così, quindi procedo con una insaponata di cortesia. Mentre mi godo questa insaponata di cortesia, che naturalmente non prevede ulteriori passaggi di rasoio, ma è solo una passata per godere delle proprietà del sapone, nonché di questa splendida profumazione tabaccosa, inizio a sistemare un po' il tutto e noi poi ci vediamo per proseguire con la skincare del viso. A tra poco, ragazzi. Molto bene, ragazzi, io ho anche sciacquato il viso. E quindi sono prontissimo per l'applicazione della salvietta Frizzen. Eccola. E da questo punto, ragazzi, dopo la rinfrescante salvietta Frizzer, sono pronto per tamponare il viso dolcemente ed asciugarlo. E da questo punto, ragazzi, sono pronto per applicare il talco finissimo di Club Men Pinot. E mentre lascio che il talco si assorba, finisco di sistemare e noi ci vediamo tra poco. Molto bene ragazzi, e da questo punto procedo con l'applicazione del balsamo dopo barba Ion Skincare.
Molto bene ragazzi, e mentre lascio che anche questo balsamo bello, ricco, cremoso e fondamentalmente inodore, quindi va bene come jolly da applicare in qualsiasi shaving routine, procedo a sistemare le ultime cose e poi ci vediamo per le battute finali. A tra poco. E quindi ragazzi, a questo punto sono prontissimo per l'applicazione dell'Aftershave Splash Signature Tabac by Zaharoff. Fantastica profumazione ragazzi, tabaccosa, un'armonia di tabacco e di cognac e rum giamaicano, quello del bei rum per intenderci, e poi queste note di incenso e mirra che danno questo carattere caldo, sensuale, speziato. Ragazzi, una profumazione davvero fantastica, un'autentica poesia. Io ne applico un altro po'. Fantastico, ragazzi. D'altronde voglio dire, Zaharoff è una garanzia nell'ambito dei profumi con i suoi maestri profumieri, quindi di sicuro non si sbaglia, anche perché di queste fragranze esiste anche il corrispondente Eau de Toilette, quindi ragazzi è poesia, veramente è poesia. Allora ragazzi, la sbandata si è conclusa direi egregiamente, pelle liscia, riposata, sbarbata, profumata. Come procediamo ragazzi a questo punto? Procediamo con una ricca prima colazione e poi dopo successivamente provvederò ad applicare la Rescue Potion di Zingari Man, soluzione oleosa altamente idratante ma di facile assorbimento, ed ancora a seguire applicherò la Hydration Potion, un gel dalla texture bella, leggera, fresca, di facile assorbimento, che io consiglio come idratante giornaliero. Naturalmente i due prodotti possono essere combinati, basta applicare una piccola quantità di Hydration Potion nel palmo della mano, qualche goccina di di olio, quindi di Rescue Potion, miscelare con i due palmi e stendere uniformemente su tutto il viso. Ma se non volete compiere tutto questo rituale, io consiglio sempre un idratante giornaliero anche nelle giornate in cui non vi sbarbate, perché è importante idratare la pelle del viso. Una pelle maggiormente idratata, infatti, sarà anche maggiormente predisposta alla rasatura, e i piccoli incidenti che dovessero occorrere, incidenti di percorso, si rigenereranno prima. Poi, ragazzi, anche se resto a casa in smart working, proseguirò questo percorso olfattivo con la colonia di Vitos by Susan Darnell proprio al tabacco, come potete leggere. Quindi, anche se non ho il profumo di Zaharoff, proseguirò questo percorso olfattivo con questa colonia che è proprio indicata. A questo punto, ragazzi, non mi resta che ringraziarvi per avermi seguito fin qui in questa sbasbata anche questa mattina. Vi auguro un buon proseguimento di giornata, un buon lavoro. Nel frattempo, ragazzi, io ne ho approfittato per avviare la lavatrice, tanto in questa fase non ci disturba più di tanto perché ci stiamo salutando. E naturalmente io vi do appuntamento e vi aspetto per il prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!